Christian ha 18 anni, è affetto da una grave leucodistrofia, una rarissima malattia genetica che, oltre a non parlare, non gli permette di camminare e di stare seduto autonomamente. Nonostante le gravissime difficoltà con le quali da sempre è costretto a convivere, Christian non smette mai di sorridere ed è felice di frequentare la scuola superiore. Appena iniziato le lezioni della quarta classe dell'Istituto Commerciale di Chiaravalle e per la salvaguardia della sua nutrizione e avere il massimo controllo sul ragazzo, gli insegnanti lo seguono a casa mattino e pomeriggio per un totale di 18 ore settimanali. Christian ha compiuto 18 anni e per te è un grande orgoglio. Eh sì, assolutamente, sono ancora emozionata nonostante già sono passati 6 mesi e mezzo, anzi 7, e sono veramente contentissima perché questa patologia è veramente aggressiva, però nonostante tutto insieme a mio marito siamo dei combattenti, siamo comunque, lottiamo giorno per giorno affinché Christian possa insomma comunque avere il benessere migliore, la tranquillità e la gioia. Bello vederlo studiare in questa quarta superiore. Assolutamente, sì. Poi quest'anno ha comunque 3 insegnanti, mi sembrano molto, molto bravi, molto divertenti anche, quindi Christian è felice. Siamo molto orgogliosi di lui, nonostante le difficoltà che ha, insomma, riesce a comunicare attraverso la tavola che ha sulla carrozzina e attraverso le PECS. E per noi insomma è motivo di orgoglio. Il calvario di Christian è iniziato quando aveva 5 mesi, da quando i genitori hanno iniziato a rivolgersi a tantissimi medici per accertamenti e visite specialistiche. Dopo aver girato tanti ospedali, la famiglia si è trasferita nel 2008 prima in Canada, poi in California e successivamente in Italia, a Montemarciano, in una piccola casa scomoda per certi aspetti, ma perfettamente adattata alle esigenze. Per scendere dal primo piano c'è pure l'ascensore che Emily ha riempito con disegni di pesciolini che Christian adora. Le terapie a pagamento sono particolarmente costose e i tanti viaggi per spostarsi comportano spese difficili da sostenere. Per questo la mamma ha scritto 3 libri, tutti dedicati a Christian, che distribuisce a pagamento per raccogliere una parte dei tanti soldi che servono per le cure. I libri hanno un costo e diciamo che ci aiutano a pagare le spese terapeutiche di Christian, che sono a pagamento, perché vogliamo comunque il meglio per Christian, e poi anche i viaggi che effettuiamo in giro per l'Italia adesso, perché purtroppo all'estero è un po' più complicato poterci spostare, trasferire. A chi ti rivolgi in particolare? Desidero rivolgermi soprattutto ai sacerdoti, in quanto sono diversi anni che sto svolgendo una missione, e cioè quella di comunque effettuare delle testimonianze nelle parrocchie, e parlando di Christian, della nostra realtà, che comunque è surreale sotto certi aspetti, e anche di vendere il libro.